io non ero mai stata ad Aversa, quindi sono contenta di venire qui, di incontrare anche il mondo dell'impresa, perché collegati alla pallavolo e in generale, più in generale allo sport, ci sono sempre degli imprenditori. Poi sono felice per il presidente Di Meo perché sta dando soddisfazione non solo ai suoi dirigenti, ai suoi tifosi, ai suoi giocatori con la partecipazione della squadra al campionato di A2, ma anche a questo territorio che ha bisogno, credo, di avere esempi sportivi di alto livello per poter poi far crescere un substrato di sportivi anche tra i giovani, tra le giovani. E siccome qui c'è una grande storia di volley, beh, insomma, Di Meo si è messo a capo, diciamo così, del futuro che guarda alla tradizione. Credo che stasera al palazzetto avremo modo di conoscere con più attenzione, con più dettaglio la squadra, ma già avere conosciuto gli sponsor credo che per un presidente di Lega sia molto importante, perché sono gli sponsor che consentono comunque a queste realtà territoriali di togliersi delle grandi soddisfazioni coordinati magistralmente da grandi presidenti come Di Meo. Io sono stupefatto perché apprezzo tantissimo l'iniziativa presa da uno sportivo, dal presidente della Lega del Volley, perché è un qualcosa di innovativo e credo che vada veramente apprezzato, segnalato questo metodo che lei sta sperimentando, perché ci mette nelle condizioni di credere di più nell'organizzazione sportiva, cosa che purtroppo negli ultimi tempi, alla luce di tanti soloni che restano sempre aggrappati alle loro sedi e quindi senza cambiare niente, invece ecco, ci troviamo di fronte ad una sportiva che poi è anche sottosegretario di Stato al Ministero delle Finanze, per cui ecco, apprezziamo lo sportivo e pertanto dobbiamo pensare che sia anche un bravo politico, perché mettere in piedi queste iniziative non è da tutti, non è per tutti. Per cui noi ci sentiamo ancora più motivati a fare di più e meglio in questa direzione. Ora vediamo con il presidente Di Meo quello che saremo capaci di fare in questo campionato, perché la squadra è stata attrezzata. Domenica scorsa alla partita d'esordio stavamo vincendo in trasferta, praticamente in una città che ambisce alla promozione, è quanto dire, però io sono particolarmente felice di aver conosciuto questo presidente. Professore di educazione fisica ai tempi della scuola media, e come vedi è solo stata una questione di tempo. Certo. Il tempo è stato galantuomo. È così. A luglio, quando abbiamo giustamente, dico io, eletto il nuovo presidente di Lega, tutti quanti all'inizio, è una donna innanzitutto, prima pregiudiziale, è un sottosegretario. Con il senno di poi, da luglio ad oggi, non abbiamo fatto altro che votare una donna fantastica che ha dato in 4 mesi quanto tanti soloni e tanti vecchi non hanno dato in tanti anni alla pallavolo nazionale. Perché io penso che la cosa più bella è sentirsi popolati, sentirsi in un certo momento tranquilli anche dalla presenza di un'istituzione così forte in un territorio gioco come il nostro. Il fatto che il nostro presidente abbia scelto Aversa tra le prime tappe della sua bellissima iniziativa ci inorgoglisce e ci fa sperare un futuro migliore, perché il fatto che oggi è andata dai nostri sponsor principali, incitandoli a continuare in questa impresa, significa che è una donna che veramente ci tiene tanto alla pallavolo e alla giocare, soprattutto che ci tiene a questo sport, e penso che una scelta migliore noi presidenti di Serie A non potevamo fare nel momento in cui abbiamo eletto il sottosegretario Paolo De Michele come presidente, che io chiamo presidente, lo do il tu quando parliamo di pallavolo, quando parliamo di politica, no, orgogliosamente è lei come sottosegretario della Repubblica Italiana.